Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuti. Intanto, vabbè, vedo che ci sono già un po' di partecipanti. Andrea è collegato dal nostro relatore di oggi. Aspettiamo, come diciamo, di solito, circa 5 minuti, insomma, verso le 9:10 partiamo, in attesa che magari qualcuno che si deve ancora collegare arrivi. Come avete visto in fase di quando siete entrati, diciamo, il video break è registrato, quindi poi dopo giro di una quindicina di giorni verrà anche messo sul nostro canale YouTube. Non so se tutti quanti avete già partecipato ad altri video break o no, nel senso che è un appuntamento fisso circa una volta al mese. Comunque il format è più o meno questo: ci sarà una presentazione molto, direi, discorsiva, informale, senza entrare troppo nel tecnico, però comunque insomma una presentazione di circa di 5 minuti, mezz'oretta da parte di Andrea, e poi spazio a domande o anche a discussione. Ecco, è appunto un evento molto molto informale da questo punto di vista. Cui niente, aspettiamo allora questi pochi minuti e poi lascio ad Andrea partire.
Sì, buongiorno. Sono Andrea Mattia e oggi vi presenterò questo tool che abbiamo utilizzato per costruire la nostra stazione permanente GNSS che si chiama RTK Base. Allora faccio partire la presentazione. Sì, in questa presentazione spiegherò brevemente il concetto di stazione permanente GNSS senza andare troppo nel dettaglio e poi come è stata realizzata la stazione DigiTerra con RTK Base e la strumentazione utilizzata e poi un po' più nel dettaglio di cos'è questo tool. Inizierei dal concetto di stazione permanente. Che cos'è una stazione permanente GNSS? È un'infrastruttura fissa che riceve costantemente segnali dai satelliti per registrare i dati e calcolare delle correzioni sui segnali dei satelliti che valgono in quell'area. E viene utilizzata per migliorare la precisione dei ricevitori e si utilizza in settori come la topografia, costruzioni e agricoltura di precisione. Una stazione permanente si usa per il posizionamento differenziale. In pratica c'è questa stazione permanente che ha delle coordinate note e riceve i segnali per 24 ore, anche diciamo senza interruzioni, e calcola gli errori dovuti a vari tipi di errori all'atmosfera, al clock dei satelliti. E poi noi abbiamo il nostro ricevitore che chiamiamo rover. E il nostro ricevitore è collegato alla stazione, può essere tramite internet o tramite radio. E questo ricevitore comunica le proprie coordinate approssimative alla stazione. La stazione gli manda delle correzioni degli errori che si è calcolato in base a diciamo, dato che ha tutti questi dati, può calcolarsi degli errori, gli manda la correzione a questi errori e poi il rover è in grado di migliorare la precisione del posizionamento. Come abbiamo realizzato noi la stazione Digiterra? Ma questi sono i requisiti della stazione e le funzionalità principali. La stazione doveva acquisire un segnale H24 e registrare i dati GNSS in formato binario Rinex e deve essere in grado di inviare i dati grezzi a un ricevitore. I requisiti che aveva questa stazione sono che l'antenna deve essere posizionata in un luogo aperto e senza ostacoli, deve avere una connessione internet e deve consumare poco. Questi sono gli strumenti che sono stati utilizzati per realizzare questa stazione. C'è un ricevitore GNSS
questo Ublox F9P, poi come antenna questa Hemisphere A45, come computer un Raspberry P4 e l'alimentatore è l'alimentatore quello in dotazione del Raspberry. E l'utilizzo di questo hardware ha il vantaggio di essere, diciamo, di averci permesso di realizzare questa stazione senza spendere molto, diciamo, perché tutti questi componenti insieme costano meno di 300 euro. E poi adesso parlerò di cos'è questo RTK Base. Questo tool è un tool che semplifica molto il processo di creazione della stazione, perché ha tutta una procedura guidata di installazione. Sì, si deve sempre installare da terminale, però nel processo di installazione riesce a rilevare che ricevitore si sta utilizzando e chiede anche che tipo di output uno vuole dare. E poi in più offre un'interfaccia intuitiva per la gestione dei dati raccolti, come Rinex e i dati grezzi. È un'interfaccia web, quindi uno poi ci si collega col browser e può visualizzare tutto, può visualizzare sia in tempo reale lo stato di funzionamento della stazione, che poi scaricarsi i dati, esportare i dati, magari configurare le varie funzionalità. Per l'installazione, diciamo, c'è un metodo facile. Se uno ha un Raspberry Pi già da configurare, e uno si può scaricare direttamente l'immagine con preinstallato questo tool. E poi, diciamo, l'alternativa è se uno ha già un Raspberry Pi e ha le sue cose sopra e non vuole cancellarle, può installarselo seguendo la procedura guidata. Io ho messo un metodo meno facile perché è leggermente meno facile, però non è che sia molto complicato, come dicevo prima. E, sì, per fare il flash dell'immagine già pronta si utilizza Blenetcher, che è un software che si usa per creare l'SD. Si prende l'immagine dal link, si mette su questo software e si crea un SD già pronta, poi si mette nel Raspberry e sì, poi è tutto qua. Dovrebbe automaticamente riconoscere il ricevitore e attivare l'interfaccia web. E l'alternativa è collegarsi in SSH Raspberry, che abbiamo già configurato, e usare questo comando per scaricare la procedura guidata e poi seguire tutti gli step che non sono molti, in cui il tool chiederà che tipo di antenna, cioè che tipo di ricevitore abbiamo, tipo di antenna abbiamo, l'output che vogliamo, se vogliamo conservare i dati grezzi per un tot di giorni o cancellarli subito, se vogliamo, beh, diciamo tutta la configurazione. E i prerequisiti per questa procedura sono avere l'hardware collegato, diciamo Raspberry alimentato, collegato internet, collegato al ricevitore e una connessione SSH con Raspberry. Sì, come dicevo prima, la funzionalità principale sono che ha un'interfaccia user friendly, offre vari tipi di servizi come Trip Caster, server TCM,
log, tutti i log dei dati. Si può vedere il monitoraggio dello stato e si possono scaricare i dati grezzi. Poi durante questa presentazione farò anche una breve demo in cui farò vedere come funziona questa interfaccia. E, cosa ci abbiamo fatto noi e cosa penso sia utile fare? Si può configurare la nostra stazione come un NTrip Caster. NTrip sta per Networked Transport of RTCM via Internet Protocol. E in pratica le correzioni di cui parlavo prima nella slide vengono trasmesse in RTCM, che è un protocollo, e questa trasmissione può avvenire via internet. E quando questa base è configurata come Tripcaster, in pratica permette di mandare le correzioni a tutti gli utenti che le richiedono tramite questo protocollo. E si può configurare in due modi, o in locale, diciamo che poi uno si collega alla stazione di base con l'IP locale, oppure questi dati possono passare tramite un Tripcaster esterno, come RTK2Go, che è quello che abbiamo utilizzato noi. Magari iniziamo da qua, che è più semplice in pratica. La nostra stazione di base si collega a questo NTripCaster esterno, il nostro rover si collega a questo NTripCaster esterno, e poi è lui che si occupa di mandare i messaggi alla nostra stazione tramite internet. In pratica il rover richiede le correzioni e questo caster va a prendere la base più vicina, o se glielo specifichiamo anche la base che vogliamo noi, quindi la nostra, e gli manda le correzioni. E l'alternativa è quella di utilizzare la nostra stazione di base come nel tripcaster locale, però a meno che uno non sia nella stessa rete locale, non riesce a collegarsi. Quindi un'alternativa sarebbe di cioè il metodo per utilizzarlo è utilizzare una VPN, perché cioè utilizzare una VPN, oppure stare nella stessa rete della base. Quindi uno, un rover, diciamo un ricevitore esterno, dovrebbe essere collegato alla stessa rete dove è collegata la base per poter ottenere le correzioni. E questo si può fare utilizzando dei tool come OpenVPN, che permettono di creare queste virtual private network tra rover e la nostra stazione di base. Alla fine non è una soluzione molto pratica, però per certi utilizzi può essere utile. Sì, una cosa che non ho detto è che se uno non vuole ricevere queste correzioni in tempo reale, può anche tenere la base a collezionare dati grezzi e poi scaricarseli
e fare il post processing per migliorare il posizionamento. E adesso farò vedere come ci si collega a questo tool e le cose che si possono fare, che ho menzionato prima. Questo è l'IP della Raspberry e questa è la GUI, qui si può vedere in tempo reale il segnale dei satelliti che sono visibili dal ricevitore e qua calcola una posizione approssimativa. E poi qua c'è una schermata con tutte le impostazioni. Questo è il NetTrip Service di cui parlavo. E configurarlo è abbastanza facile. Qua si mette i vari parametri e si fa on, quindi non c'è molto da programmare o modificare file di configurazione nel Raspberry, in SSH, diciamo che si fa tutto dall'interfaccia grafica. E poi si può attivare questo caster locale per ottenere le correzioni locale e qua ci sono le opzioni. Dove salvare i dati grezzi, come salvarli e per quanti giorni uno vuole tenere questi dati grezzi. Poi si può aggiornare in automatico con questo tasto. Si può cambiare la password e qua fa vedere il ricevitore che utilizziamo vari parametri come la temperatura e si possono vedere i log di sistema senza dover entrare in SSH nel Raspberry. E qui ci sono tutti i file dati grezzi che si possono scaricare. Basta cliccare su download oppure si possono anche gestire, quindi modificare o eliminare. Sì, più o meno è tutto. Sì, abbiamo finito. Se ci sono domande, ci dovrebbe essere un bottone dove fare le domande. Oppure nella chat. Aspetterò più o meno 5 minuti. Poi questa puntata del Jailbreak comunque è registrata e quindi verrà poi caricata più o meno fra 2 settimane sul canale.
Ah, qualcuno ha provato? Non so se posso. Magari puoi scriverla. Aspetta. Ah, ok. Ti ho abilitato. Gianpaolo. Andrea, mi senti? Ciao, Sì. Ciao. Sì, sento. Mi senti? Andrea, mi senti? Ok, Sì, scusa. ah, Innanzitutto, niente. grazie per la disponibilità e per la spiegazione. Volevo domande di curiosità. Sono già un utilizzatore da ormai anni dello Z9P. Volevo sapere come sono connessi, se possibile, chiaramente, lo Z con il Raspberry. Sono connessi in USB perché abbiamo utilizzato una scheda di sviluppo dello Z9P che ha questa interfaccia. Tu quale hai? Sì, ho la stessa che hai fatto vedere nel video. Credo c'era un punto, c'era una foto, la stessa scheda essenzialmente. Quella la classica della Oblox. Ah no, sì, quello è forse. No, perché noi utilizziamo Ardu Simple, si chiama. Ok, ne ho anche quelle. Ah, ce l'hai. Ok, niente. Quindi praticamente colleghi il Raspberry a questa Ardu Simple con l'adattatore micro USB oppure USB-C, dipende dalla versione che hai. E adesso magari ti condivido lo schermo per farti vedere. Schermo vedi, c'è questa qua. Devi metterlo, devi attaccare il cavo a power più GPS e poi attaccarlo a Raspberry. Ok, perfetto. E poi basta, diciamo, se segui le istruzioni della procedura. Dovrebbe riconoscerla senza problemi. Un'altra piccola curiosità invece riguarda più che altro la parte del ricevitore GPS. C'è bisogno di un firmware specifico con configurazione base oppure va bene il classico firmware che si utilizza anche sul rover? No, se tu hai il firmware, diciamo, che utilizzi sul rover classico, poi devi semplicemente impostargli l'indirizzo del caster e poi si comporta come se fosse una base, diciamo, di quelle professionali, diciamo, riceve i dati in RTCM3 e dovrebbe, cioè, diciamo che se tu riesci a configurarla con un'altra base di quelle non so, commerciali, dovresti riuscire a configurarla allo stesso modo con la tua base che ti sei costruito. Sì, no, quello là mi è chiaro, quello che intendevo, nel senso se io ho una scheda, diciamo, hard simple, quello che hai utilizzato tu, che oggi utilizzo come rover. Ah, no, no, sì, tu l'attacchi a Attacco Raspberry Raspberry. e niente, non devi fare niente al firmware. Ok, perfetto. Puoi attaccare senza problemi. Perfetto, grazie mille, di nuovo. Ah, di niente. Buona giornata. Buona giornata anche a te.
Non mi sembra ci siano altre domande. Allora, chiuderei qua. Grazie a tutti dell'attenzione. Buona giornata.